Ad ora abbiamo preso in esame gli stadi che si realizzano simultaneamente, durante i quali chi aspira ad entrare nel Tempio gradatamente si purifica, controlla i suoi pensieri, costruisce il suo carattere o, meglio, ne getta le fondamenta. Questi sono i tre stadi che abbiamo preso in esame ed abbiamo visto che colui che entra nella corte esterna e si è prefisso il grande compito di realizzarli deve dedicarsi a questi diversi compiti non uno dopo l'altro, ma tutti contemporaneamente e a poco deve cercare di padroneggiare la sua natura indirizzandola verso l'adempimento dello scopo che si è prefisso di raggiungere. Supponiamo che il nostro candidato, dopo essersi dedicato a queste tre fasi, si accinga ora a considerare un altro lato del suo grande compito. Ho dato a questa parte il nome di alchimia spirituale e nell'adoperare questa denominazione intendo riferirmi ad un processo di trasformazione, alludendo naturalmente al lavoro dell'alchimista che trasmuta il metallo vile in metallo nobile, che cambia per esempio il rame in oro. E penso altresì al processo che si sta svolgendo nel mondo attorno a noi, vorrei dire quasi nella mente e nella vita di ogni persona che abbia un atteggiamento religioso. Ed il profondo pensiero, ma che nel nostro candidato diventa, come ho tante volte ripetuto, un processo cosciente e deliberato, per cui ne vede i mezzi ed il fine e mette tutto se stesso al conseguimento ponderato di quanto desidera. Ora, questo processo di alchimia spirituale può essere considerato, nel senso più lato della parola, come una trasmutazione di forze. Ogni uomo ha in sé vita, energia, vigore, forza di volontà e via dicendo. Queste sono le forze con le quali egli deve lavorare, queste sono le energie per mezzo delle quali il suo scopo deve essere raggiunto. Con un processo che si può veramente chiamare di alchimia, egli trasmuta queste forze e le riversa da uno scopo inferiore ad uno superiore, le trasmuta da energie grossolane in energie raffinate e spiritualizzate. Egli non cambia soltanto il loro scopo, e veramente non è a questo cambiamento di oggetto che la mia mente è diretta nel pronunciare questa frase. Piuttosto si tratta che egli le cambia e le purifica, senza, per così dire, alterare la loro natura essenziale, proprio come fa l'alchimista che prende la materia vile e la fa passare attraverso un processo di purificazione. Non la semplice eliminazione delle scorie, ma la purificazione che va molto più in là, che attacca il metallo stesso, lo riduce in uno stato assai più sottile e poi, per così dire, lo ricombina facendone un tipo più nobile e più raffinato. Così potete immaginare l'alchimista spirituale che prende tutte le forze della sua natura, le riconosce come tali e perciò utili e necessarie, ma deliberatamente le cambia, le purifica, le raffina. Quello che ci interessa è il metodo di raffinamento e il modo in cui questo lavoro può essere fatto. Il fine di questa alchimia spirituale non consiste soltanto nella trasmutazione delle forze, benché questa sia la sua parte essenziale, ma esiste un lato sussidiario di essa che non si deve trascurare. Le anime sono legate alla vita terrena, alla ruota delle nascite e delle morti, a causa dei loro desideri. Sono trattenute in quelle condizioni dall'ignoranza, sono incatenate dalle loro aspirazioni verso i godimenti materiali, verso gioie separative, egoistiche.
continuamente impegnate nell'azione, le anime restano legate da queste azioni, siano esse buone o cattive, utili o dannose. Non di meno, le azioni hanno questa caratteristica, ovvero nell'uomo comune l'azione nasce dal desiderio. E questo desiderio è la forza che lega ed incatena. D'altra parte, le azioni debbono continuare ad essere compiute fin tanto che l'uomo rimane nel mondo. Sono necessarie, altrimenti la manifestazione non esisterebbe più. Ebbene, a misura che l'uomo cresce in nobiltà, in sapienza e in forza, le sue azioni diventano un fattore sempre più importante nel progresso del mondo. Se gli esseri più evoluti si astenessero dall'azione, allora il progresso della razza necessariamente sarebbe ritardato, la sua evoluzione inevitabilmente sospesa. Dunque, come sarà possibile che l'azione continui ad essere compiuta e che nel contempo l'anima sia liberata? Come sarà possibile che l'azione si effettui e che l'anima non resti incatenata ad essa? Qui ancora ci troviamo davanti ad un caso di alchimia spirituale, per mezzo della quale il superuomo può esplicare la massima attività nel servire, senza che il servizio leghi la sua anima liberata. Ecco un esempio che a prima vista può sembrare un paradosso. Un servizio che lascia perfettamente libero chi lo compie. Dunque, la frase alchimia spirituale, presa come mezzo che conduce a tale libertà, è soltanto un modo di alludere alla legge fondamentale del sacrificio. Quella grande legge che nell'universo manifestato sta alla base di tutto e continuamente esprime se stessa, le cui forme sono tanto varie che è facile sbagliarsi nei loro confronti, la cui azione è tanto complicata che induce facilmente in errore. Più facile di tutto, forse, è l'errare nell'espressione. Perché qui si tratta di una verità dalle molte facce, che è veduta sotto molti aspetti dalle menti umane, che soprattutto ha effettivamente un doppio aspetto a seconda che sia contemplata dal basso o dall'alto. È una legge che compenetra l'universo, alla quale ogni atomo è soggetto e che è, nel senso più completo della parola, l'espressione della vita divina in manifestazione. Anche sfiorando appena tale argomento, vi sono infinite possibilità di sbagliare da parte di chi parla nell'esprimersi, da parte di chi ascolta nell'afferrare il pensiero espresso imperfettamente. Cosicché, in questo studio facilmente si è indotti a considerare le cose da un solo lato, a seconda di ciò che al momento occupa più profondamente il pensiero, a seconda che si guardi dal punto di vista della materia oppure da quella dello spirito, a seconda della posizione che prendiamo all'esterno per guardare all'interno o della posizione che adottiamo all'interno per guardare al di fuori. Nel trattare un argomento così poderoso, per il quale nessuna parola può esprimere esattamente il pensiero, e dove afferrare il pensiero stesso è difficile per essere così poco sviluppati come noi, è, ripeto, assai difficile, tanto per chi parla come per chi ascolta, evitare dei malintesi, evitare di dare troppa importanza ad un punto piuttosto che ad un altro e perdere così quel perfetto equilibrio che solo può esprimere la verità. Ciò si verifica specialmente parlando della legge del sacrificio. Consideriamola innanzitutto nel suo aspetto inferiore,
che comunque non deve essere trascurato, perché contiene per noi molte lezioni, ma che non di meno è nettamente inferiore in tutti i mondi. Consideriamola come la vediamo espressa nella natura manifestata, come è impressa nel cosmo, come la vediamo agire nei mondi fisico, astrale, mentale e così via. Essa implica una certa parentela fra tutte le cose viventi e non solo fra le cose viventi, come noi le conosciamo qua giù, ma anche fra altri esseri viventi nei mondi che ci circondano. Fermiamoci per un momento a questo aspetto inferiore, prima di avventurarci a salire in quello superiore, perché qui pure troveremo una lezione utilissima, un consiglio assai luminoso, che ci sarà di aiuto nell'attraversare la corte esterna. Il sacrificio nei mondi inferiori può presentarsi a noi come un conveniente processo di reciproco servizio o scambio. Un continuo movimento della ruota della vita in cui ogni essere vivente dà e prende, in cui non può evitare di prendere, in cui non dovrebbe rifiutare di dare. Cosicché voi potrete vedere il sacrificio se lo osservate un momento in quello che io ho chiamato il suo aspetto inferiore, ovvero come un continuo roteare della ruota della vita a cui tutte le cose prendono parte cosciente o incosciente. E quanto più altamente sviluppate esse sono, tanto più cosciente sarà la loro cooperazione. Questo modo di considerare il sacrificio è stato chiaramente definito, forse più che chiaramente, altrove, nel canto del Signore, Bhagavad Gita, che è una delle scritture indiane ove si tratta della ruota della vita in un modo che è bene conoscere. Leggiamo cosa dice il grande maestro. Il mondo è legato da tutta l'azione che non abbia per scopo il sacrificio. Col sacrificio per scopo e libero da attaccamento, o figlio di Kunti, compi la tua azione. E poi, retrocedendo nel passato, per rendere completo questo ciclo che è sacrificio, per mezzo del servizio reciproco, l'istruttore dice: avendo al principio creato l'umanità col sacrificio, il Signore dell'emanazione disse: per mezzo di ciò vi propagherete. Sia questo per voi il Kamaduk, cioè il latte del desiderio. Con esso nutrite gli dèi e possano gli dèi nutrire voi. Così, nutrendovi a vicenda, raccoglierete il bene supremo. Poiché, nutriti dal sacrificio, gli dèi vi accorderanno il godimento che desiderate. Ladro veramente è colui che gode quanto viene elargito da essi, dagli dèi, senza ricambiare il dono. Col cibo le creature si sostengono, dalla pioggia ha luogo la produzione del cibo. La pioggia procede dal sacrificio, il sacrificio sorge dall'azione. Sappi che da Brahma l'azione nasce e che Brahma viene dall'imperituro, perciò Brahma, che tutto compenetra, è sempre presente nel sacrificio. Colui che sulla terra non segue la ruota che così gira, peccatore nel suo modo di vivere e sensualmente felice, tal uomo, o figlio di Prita, vive invano.